Giovanni, è una grande soddisfazione per te, immagino, essere presente qui a questa nuova inaugurazione di una colonnina di ricarica per auto elettriche, vero? Certo, ah, io sono entusiasta, visto questo nostro cliente che è il nostro Paolo Chioda, che ho conosciuto per caso, e dove ho capito che è uno dei pochi che non solo dei principi, è capace anche a metterli nella realtà, i suoi principi. E uno di questi è proprio l'inaugurazione oggi di questa stazione di ricarica. E vedo che il parco macchine è pieno di Volkswagen. Eh sì, perché ma diciamo che ci siamo un po' incontrati, nel senso che i suoi principi seguono un po' i nostri, quindi che tu sai benissimo, il discorso dell'elettrico ormai ha preso piede, noi abbiamo un prodotto che è l'ID3, la prima vettura elettrica CO2 zero, e proprio per questo motivo e con i principi di Paolo, con il rinnovabile, perché ha questa azienda dove il fotovoltaico è un peso molto importante per lui, e oggi siamo riusciti a fornirgli quattro, in arrivo la quinta vettura elettrica, quindi ID3, ID4 e la prossima ID5, che poi le vediamo qua esposte. Ecco, prima hai detto che vi siete conosciuti per caso. Come si è sviluppata questa conoscenza? È arrivato lui in officina, ha bussato la porta e ha No, no, detto: voglio no, un'auto elettrica o? è stato proprio un caso perché quando c'è stata la presentazione dell'ID3 dove si poteva prenotarla online, prima per essere un po' i primi ad avere questa vettura, e lui nella ricerca sul mercato di chi poteva dare un po' di supporto e informazioni a questa cosa, mi ha chiamato, io ho capito un po' i suoi sentimenti e l'ho seguito finché siamo riusciti a fornire una delle prime vetture, l'ha ricevuta lui e poi lui. Pian piano abbiamo, diciamo, migliorato questa nostra conoscenza al punto che oggi è uno dei migliori clienti. Precedentemente hai detto che le Volkswagen arrivano con la certificazione CO2 zero. Cosa significa questo? Significa che la fabbrica ha fatto in modo di costruire questa vettura con tutte le massime tecnologie per il rispetto dell'ambiente. Quindi all'energia rinnovabile, a tutti i cicli di produzione, al punto che la vettura quando esce dalla linea di produzione e arriva in concessionaria è certificata dal TÜV tedesco che il CO2 è a zero. Sei nel settore delle auto elettriche da parecchi anni ormai. Sei stato, l'ho già detto parecchie volte, sei uno dei primi che ha creduto veramente perché le auto elettriche non sono solo belle da vedere, ma si possono anche vendere e soprattutto usare. Come si sviluppa tutto questo momento particolare con le problematiche che ci sono della filiera dei ricambi, della filiera dei componenti? Diciamo che oggi questa situazione che sai benissimo cosa ci sta toccando, a parte la pandemia, diciamo quasi passata, ma il discorso oggi di questo conflitto che c'è in corso ha messo un po' in crisi e ha rallentato un po' tutto questo sviluppo, perché aveva preso piede forte, diciamo, i costruttori stanno credendo a pieno su questa tipologia di questa nuova mobilità. Ma la mancanza della componentistica, le fabbriche bloccate, dove le produzioni sono tantissime verso l'est, sta mettendo un po' dei freni allo sviluppo di questa mobilità. Ma comunque siamo tutti fiduciosi perché il mondo va avanti e quindi in un modo o nell'altro sicuramente ci arriveremo. Forse magari non prima come si pensava, ma chi ci crede ancora di più oggi, okay? E vede qualsiasi anche minima situazione dove può svilupparsi e entrare a pieno per cercare di promuovere questo tipo di mobilità. In tutti questi anni sono più le soddisfazioni o più il mal di testa? No, devo dire, rispetto ai mal di testa sono molte le soddisfazioni, ma è perché è un mondo nuovo, è un mondo dove le persone devono imparare, devono conoscere e quindi tante volte chi comunque è partito un po' all'inizio, quindi si è fatto la propria storia, quindi le proprie conoscenze sulle proprie spalle, il sentirsi dire qualche riconoscenza fa piacere, insomma, e diciamo è una riconoscenza palpabile e vissuta. Volkswagen continua a presentare modelli nuovi, arrivano le informazioni in redazione di Elettrimotor News.
Questi modelli che vengono presentati ultimamente, anche la Vivassa, ad esempio, è l'ultima neonata, diciamo così, quando arriveranno disponibili per acquistarle e soprattutto per averle? Diciamo che se oggi, come dicevo prima, c'è una situazione di freno sulle ordinazioni dei veicoli elettrici proprio per la mancanza di componenti e le fabbriche che sono in crisi nella produzione, però queste versioni nuove tipo l'ID.Buzz, eccetera, l'ID.5 sono veicoli che l'ID.Buzz si potrà prenotare, penso da giugno-luglio, si potrà prenotare per averlo verso fine anno, primi dell'anno prossimo. E l'ID.5 prima, perché è ordinabile, ma sicuramente li vedremo un po' circolare da settembre in avanti.